Domani alle 14.30 il match di Catanzaro. Questa mattina ha parlato il tecnico biancazzurro Zeman, che sta andando ora sul pullman della squadra. Squadra in partenza per Fiumicino, volo di linea fino a Lamezia e poi trasferimento a Catanzaro. Nessuna indicazione sulla formazione, saranno assenti come sempre Giabua e Cancellotti. Zeman ha detto: spero di riaverli presto con noi. Il tecnico boemo ha anche sottolineato la forza del Catanzaro. Hanno ammazzato il campionato, ma noi dobbiamo provarci e spero di vedere qualche passo avanti rispetto alla scorsa settimana. Una virgolette frecciata ad Edoardo Vergani: è molto forte, ma non bastano le qualità, serve più impegno. E poi ha detto la sua Zeman anche sulla nazionale: contento per Verratti capitano, ma Reteghi titolare, siamo alle qualificazioni ad un europeo, non si fanno gli esperimenti. Con le immagini di Diego Martelli andiamo ad ascoltare i passaggi chiave della conferenza stampa. Com'è andata questa settimana di lavoro e se ci sono delle buone possibilità di vedere a Catanzaro la stessa squadra che ha fatto benissimo domenica scorsa? Grazie. No, giusto la settimana normale, penso abbiamo fatto un altro passo avanti, spero che lo facciamo vedere anche a Catanzaro e vediamo, sappiamo che incontriamo una grande squadra che ha ammazzato campionato fin dall'inizio e noi proveremo a fare il nostro. Ci sono tutti quelli della domenica scorsa, poi non c'ho particolari richieste. Giamboa e Cancellotti stanno ancora fuori, speriamo per poco, e il resto è a disposizione. Formazione ideale non ci sarà mai, nel senso che c'è tanta concorrenza per tanti posti e quindi dipende dal momento. Mi ha detto che il Catanzaro è una squadra che chiaramente ha ammazzato il campionato e non ha punti deboli. Secondo lei questa settimana di virgolette festa potrebbe aver alleggerito un po' la tensione e dal punto di vista tattico che tipo di Pescara dobbiamo vedere in campo al Ceravolo? Vabbè, certo che noi, io dall'avversario mi dovrei spaventare, ma io spero che la squadra cercherà di farsi la propria partita riconoscendo a Catanzaro le qualità che ha. No, per me Craio lo può fare, lo può fare anche bene, anche se magari in una partita precisa, quella dell'ultima volta, è stato più passivo rispetto agli altri due centrocampisti. Però ce l'ha e bisogna contarci sopra. Se li mette liftati sì, se li tira sulla bandiera dall'altra parte no. Però è un giocatore che ha delle qualità, ma come c'è la qualità delle Monache, come c'è la De Zogus, quindi sono per un posto tre giocatori, e per me sono tutti e tre bravi e bisogna cercare di fare le scelte giuste. Prima non mi ha risposto se secondo lei il Catanzaro in questa settimana mentalmente potrebbe aver staccato un po' la spina. Come avversario me lo dovrei augurare, ma non ci credo. Non ci crede? No, io penso che Catanzaro gioca la propria partita e sono forti e lo vorranno dimostrare davanti tanto pubblico che viene a sostenerli. Pellacani, mister, è pronto per uno spezzone di partita domani e che indicazioni ha avuto dal giocatore? Vabbè, Pellacani sta con noi, si allena, per me ha delle qualità, è magari l'uno dei pochi che ha ancora qualche acciacco, non è al 100%, però è a disposizione, bisogna vedere se posso trovarci un po' di spazio anche domani. Vabbè, sono contento per Verratti, è normale che ci tengo, che fa, che si fa vedere, che rappresenta qualcosa. Sul centravanti anche lì mi sembra che le qualificazioni all'europeo non devono essere provini, nel senso che non c'è stato mai nel gruppo e quindi mi sembra un po' azzardata. Poi meno male che ha fatto gol, è stato tutto a posto.
Ci sono qualificazioni che è una cosa importante, già ci mancano due mondiali, speriamo che non ci mancherà anche europeo, visto che siamo campioni d'Europa ancora oggi. Sull'attaccanti del Pescara, lei ha parlato del tre giocatori per una maglia sull'esterno sinistro, Colaides, Ogus e Delle Monache. Come sta Edoardo Vergani? Sta crescendo? Piano piano si sta portando a livello? Vergani per me sta bene. C'ha delle qualità e forse ci dovremmo mettere qualche cosa di più sull'impegno, perché non basta avere qualità, bisogna tirarli fuori al momento giusto.